Questa è un'altra lezione sorprendente che ho preso quest'anno. Come vi spiegavo prima, nel campo del fitness prima eravamo solo focalizzati, verticali, specifici sulla nicchia del bodybuilding, quindi uomini fondamentalmente. Però dopo aver lanciato il programma dell'allenamento casalingo abbiamo deciso di rivolgersi anche alle donne. Ed è qui che ho imparato questa sesta lezione. La sesta lezione è: le donne spendono tipicamente meno degli uomini, ma sono cliente migliori di solito, quindi spendono meno. Ok, le donne hanno più problemi nel comprare prodotti di back-end, per esempio, più high ticket, hanno più problemi a, ok, mettere mano al portafoglio. Questo è quello che ho visto in generale, ok? Convertono un pochino meno rispetto agli uomini, si fanno un pochino più di problemi per spendere. Però una volta che hanno speso, ragazzi, ma in realtà avere a che fare con le donne, cazzo, è molto meglio avere a che fare con gli uomini, perché se voi andate a vedere le sponsorizzate che voi fate, la maggior parte degli hater sono uomini, perché loro sentono, cioè gli uomini in generale sentono, cioè prendono le altre persone sempre come in competizione, ok? Loro si sentono sempre in competizione. Arriva quest'altro qua che ti dice, ok, ti insegno bodybuilding, di qua e di là, no, ma qui no, e si inizia a fare gli insulti, cazzi e mazzi, lui lo sente come, lui è un mio concorrente, devo dimostrare di non essere inferiore a lui, quindi non voglio imparare da lui, e quindi iniziano a fare gli haters, a rompere il cazzo. Anche nei gruppi Facebook si vede questa roba, iniziano a criticare, metti fuori il primo e dopo, ma tu prendi steroidi, e si insultano tra di loro. C'è sempre cazzo sta cosa di no, io voglio fare vedere che ce l'ho più lungo, ok? Questi sono gli uomini. E alle donne è completamente diverso, cazzo. Una mette il primo e dopo, si incoraggiano a vicenda. Cioè, vedete, abbiamo il gruppo delle donne che di Spartan Home Training, e andate a vedere i post che pubblicano, cioè sono rigeneranti, cazzo. Queste sono, si sentono quasi sorelle, si danno una mano a vicenda, pubblicano, cioè si aprono proprio, non hanno paura di farsi vedere come deboli, al contrario, cioè loro condividono quello che loro stanno provando e hanno dall'altra parte un esercito di ragazze che le sostiene, che dice dai, ce la puoi fare, datti da fare, amo questo programma, amo i risultati che vedo allo specchio, amo come sto trasformando la mia vita. E avvertite una positività che è veramente disarmante dal punto di vista delle donne, anche se guardate sotto le sponsorizzate delle donne, cioè la gente, le donne al limite dicono questo è lungo, questo non arrivi mai al dunque, è gratis o non è gratis, queste sono le domande che fanno di solito, oppure qualcuna ti mette commenti positivi, gli uomini invece partono per la tangente con critiche, attacchi, insulti personali pesanti di tutti i tipi. Quindi ancora una volta, le donne tipicamente spendono meno, ma di solito sono anche clienti migliori e chiedono meno rimborsi, cioè è proprio tutto un insieme, ok? Una clientela migliore. Un'altra lezione molto importante che riguarda il pubblico femminile che ho imparato vendendo alle donne è che loro tipicamente hanno un'intelligenza emotiva superiore, di conseguenza funzionano meglio messaggi di marketing che sono emotivi, che sono basati sulle storie, che vanno a soddisfare questa loro esigenza di provare emozioni, mentre con gli uomini magari devi seguire un approccio più fattuale, più logico, più scientifico, più step by step. Con le donne è più importante, dalla mia esperienza, utilizzare delle leve emotive, utilizzare delle storie, utilizzare un approccio che punta molto di più sull'emozione rispetto che sulla logica. Gli ad che stanno funzionando meglio in questo momento sono quelli basati sulle storie, basati su un'apertura, diciamo, da parte dello speaker, e con cui loro possono entrare appunto in empatia. E questo ci porta in realtà alla settima lezione di questa serie.